Giorgio De Rita del Censis. Cosa ci dice il rapporto Censis sull'immagine che gli italiani hanno della professione forense? Sostanzialmente ci dice tre cose. La prima, che gli italiani chiedono agli avvocati di essere una controparte nella tutela dei più deboli. C'è un'attenzione alla salvaguardia di alcuni diritti fondamentali, alcuni diritti di convivenza, che secondo gli italiani gli avvocati devono tutelare. Secondo, ci dice che c'è una domanda del sistema sociale nella sua interezza, quindi nella professione, nel welfare, nella tutela della salute, che è una domanda di sicurezza. Veniamo da tanti anni di crisi economica, veniamo da tanti anni di riduzione dei redditi, dei consumi, dell'occupazione e quindi c'è non soltanto la tutela del diritto, ma anche la tutela di una sicurezza sociale. La terza cosa chiede che le casse, gli avvocati, la classe dirigente investano nell'economia reale, cioè investano nella capacità del paese di uscire da questa lunga crisi economica, di uscire da una lunga crisi strutturale e questo non può avvenire attraverso la finanziarizzazione o gli investimenti in fondi esteri, deve avvenire attraverso gli investimenti nella piccola impresa, nel territorio, nelle reti, nelle infrastrutture. Io credo che la società italiana, gli italiani chiedano agli avvocati di farsi parte attiva in un nuovo progetto di sviluppo, in un nuovo progetto di crescita, non necessariamente economica, ma sicuramente sociale. Se questo non c'è, se non c'è la capacità dei sistemi professionali, dei sistemi di welfare più avanzati di restituire alla società quello che hanno ricevuto in tanti anni in termini di contributi, di attenzione, di libertà di azione, questa frattura che si è creata nella crisi economica tenderà soltanto ad allargarsi. Sempre in base al rapporto Censis, quali sono i maggiori problemi che gli avvocati incontrano nell'esercizio della professione? Gli avvocati sono tanti, sono più di 240.000 professionisti sparsi sul territorio, hanno età, condizioni professionali molto diverse, quindi occorre un po' distinguere i giovani. I giovani trovano soprattutto difficoltà nell'avvio della loro professione, nella capacità di costruire un sistema di rapporto commerciale con la propria clientela un po' più strutturato. Oggi va casa per casa, quasi a battere il vigneto per cercare dei nuovi clienti e questo è faticoso. I professionisti più anziani invece quello che chiedono è una maggiore tutela sociale, una maggiore capacità di poter portare avanti il proprio studio, una maggiore libertà anche nei contratti con i propri collaboratori perché vivono questa crisi economica degli ultimi anni in maniera molto, molto complicata, molto complessa. I professionisti che lavorano al sud chiedono la possibilità di crescere professionalmente, le donne chiedono di poter andare in Europa. Le richieste sono tante, ma sostanzialmente c'è una richiesta non tanto di tutela previdenziale, perché gli avvocati si fidano della loro cassa, ma di tutela sociale in senso più allargato. Andrea Toma del Censis, che cosa ci dice il rapporto Censis sull'immagine che gli italiani hanno della professione forense? Ma innanzitutto c'è un mantenimento del prestigio, una percezione del prestigio della professione tutto sommato alto e secondo soltanto a quello dei medici, degli ingegneri e dei consulenti del lavoro, ma diciamo, è sicuramente una percezione ancora positiva. E hanno anche una percezione di un ruolo che l'avvocatura, gli avvocati possono svolgere, soprattutto in una condizione anche di difficoltà oggettiva e generale del paese. C'è un'attenzione da parte della popolazione al fatto che gli avvocati possano in qualche modo intervenire sui temi della giustizia, sui temi fondamentali della giustizia, come per esempio quello della durata dei procedimenti giudiziari, che è un tema che appunto alle famiglie e alla popolazione italiana appare molto, molto importante. Un altro aspetto è quello relativo, e abbiamo visto con dei dati molto importanti, sui costi per l'accesso alla giustizia. In questo caso c'è effettivamente una sorta, come dire, ci può essere una sorta di alleanza fra la popolazione, quindi fra la domanda di giustizia che viene dalla popolazione e il ruolo che possono svolgere gli avvocati in questo paese. In base al rapporto Censis, quali sono i maggiori problemi che gli avvocati incontrano nell'esercizio della loro professione? Beh, abbiamo analizzato direttamente queste difficoltà e queste condizioni su cui si sono in qualche modo misurate anche le prestazioni degli avvocati. C'è una condizione generale, c'è stata una condizione generale di crisi che ha avuto un impatto non indifferente sui risultati anche della professione, sui risultati economici della professione. E questo è dovuto appunto in maniera generale a quello che è successo un po' al resto del paese.
Ma naturalmente abbiamo avuto anche, come dire, l'onda lunga dell'abolizione dei minimi tariffari e dei rischi e degli effetti di dumping, che questo in qualche modo, come dicono e affermano direttamente gli avvocati, si sono generati all'interno della professione e fra professioni. Questo è, diciamo, da un punto di vista strettamente generale, in qualche modo collegato a questi anni di difficoltà su cui naturalmente tutte le professioni in qualche modo hanno avuto a che fare, la popolazione, le diverse componenti nella popolazione hanno avuto a che fare. Ma ci sono state anche delle difficoltà molto più specifiche, per esempio difficoltà a risparmiare, difficoltà a mantenere un livello di reddito che è quello che in qualche modo aveva consolidato la professione e i professionisti nel passato. Ecco, a questo naturalmente all'interno di un contesto che, come abbiamo detto prima, è diventato molto più difficile negli ultimi anni di crisi, adesso qualche spiraglio comincia a vedersi, naturalmente ha creato una sorta anche di forbice all'interno della professione, alcuni ce l'hanno fatta, hanno in qualche modo scommesso sulla professione, si sono in qualche modo rimessi in gioco, hanno investito per esempio sulle nuove tecnologie e hanno in qualche modo risposto positivamente alle sfide della crisi. Altri sono rimasti più indietro, anche per questioni collegate all'attività economica, perché effettivamente non a caso vediamo che chi ci è riuscito svolge la propria attività nelle regioni del centro-nord, ma soprattutto del nord, e chi non ce l'ha fatta invece è rimasto indietro e soprattutto attivo all'interno delle regioni meridionali. Quindi, come dire, c'è un clima economico che in qualche modo aiuta la professione o in qualche modo condiziona il risultato della professione. Ecco, questo aspetto della forbice, dell'allungamento che c'è stato all'interno della professione può essere un problema, e che mi pare di capire, comunque naturalmente anche l'impegno della Cassa Forense è proprio quello di cercare in qualche modo di ricucire queste fratture che si stanno e si possono sviluppare all'interno della professione degli avvocati.